Speriamo che i risultati ci diano ragione anche sugli altri campi. Sicuramente questa è una squadra che oggi ha dimostrato non solo valori tecnici ma soprattutto un grande carattere. È venuta qui per portare a casa il risultato e l'ha portato. Quindi voglio dire il meglio di questa partita, cioè il secondo tempo. Ma io ho visto una squadra in salute, una squadra determinata, messa bene in campo e soprattutto ho visto un bel gruppo, un gruppo unito, determinato. Non è facile ribaltarlo poi. Che condizioni del campo non ci consentono adesso? Questo è un campo in queste condizioni, sicuramente veniamo maggiormente penalizzati di noi che come squadra che abbiamo delle qualità particolari, soprattutto in alcuni giocatori, quindi ritengo che il risultato sia giusto. Forse potevamo conseguire un risultato ancora più pieno e d'altro canto i due gol sono nati poi, come avete visto, due azioni un po' rocambolesche da parte loro. Ha temuto per il peggio questo Presidente? La Salernitana che continua ad allungare. Vediamo quali sono i risultati delle altre squadre. L'importante è vincere qui, però vediamo quello che succederà sugli altri campi. Sicuramente questa è una squadra che è stata allestita per scappare il prima possibile da questo girone degli ignavi. Poi le partite vanno giocate, vedete, una partita vincevamo 2-0, sono andati dopo pochi minuti in pareggio e fortemente poi c'è stato il gol di Ginestra che ha rimesso a posto le cose. Vogliamo sottolineare l'attaccamento di Lotito, che è qui, sebbene tra praticamente 2 ore c'è la partita della Lazio, insomma è arrivato in Toscana, dimostra di voler stare vicino a questa squadra. Ma io l'ho sempre detto, io vorrei che se i tifosi dimostrassero l'attaccamento che ho io nei confronti della squadra saremmo tutti tranquilli e felici, nel senso che avere 10.000 persone allo stadio significa dare forza alla squadra, dare forza alla società, dare forza anche al sistema. E io questo che chiedo soltanto di venire allo stadio, che sto chiedendo altre cose. Poi per il resto ci pensiamo noi, siamo capaci per i miracoli ci stiamo attrezzando, però le cose le sappiamo fare. Buone notizie anche dal Consiglio federale sulla tanto vituperata modifica dell'articolo 16 bis. Scusate, adesso stiamo a parlare di una cosa che era già di per sé stessa in un contesto dove viene ammessa la partecipazione al campionato, non è che potevano poi in corso del campionato sospenderlo. No, io non capisco. Si può già parlare o c'è tempo? Ma il mercato probabilmente è in uscita perché abbiamo tanti giocatori che voi sapete purtroppo che fanno parte dell'organico e che non hanno ancora giocato perché avendo a disposizione una rosa così ampia, soprattutto di qualità, risulta anche per il mister difficile farli accontentare tutti, quindi diciamo sarà un mercato in uscita. Poi se doveste necessitare o comunque avere la possibilità di prendere una ciliegina, noi siamo disponibili a farlo. Le famiglie allo stadio, ultima dell'anno con tanta gente alla Rechi, si spera. Si spera, ritorno sempre al discorso, io più di fare questo non posso, cioè noi come io e mio cognato abbiamo messo in piedi, peraltro l'ha seguita mio cognato questa cosa, la storia dell'Ippo Family proprio perché l'Ippocampo, quindi per dare un senso di attaccamento ai simboli di questa società, io mi auguro che il tifo, soprattutto i cittadini di Salerno reagiscano con la presenza, noi vogliamo solo la presenza. Per il resto vedrete che daremo grande soddisfazione, questa è una società forte, è una società che ha le idee chiare, che ha capacità organizzative, adesso dovrebbe andare in pista anche l'ultimazione dei lavori del Volpe, quindi tutte le cose piano piano vengono risolte. Ecco. Con Lotito risultato garantito. Ecco, apposta, con Lotito risultato garantito. Anche con Perrone. Perrone questo non lo dovete dire a me, lo dovete prendere voi, perché voi avete sempre, l'anno scorso criticavate, vituperate e io ero l'unico che lo difendeva. E poi non a caso i risultati. Sì, come è arrivata, è stata la vittoria più bella, per come è maturata anche il risultato 2-0, 2-2, 3-2. No, a me dispiace perché in questo senso, che io sono arrivato, sicuramente abbiamo segnato il secondo gol e quindi andava tutto bene. Poi ho visto il 2-0, ho visto alcune situazioni perché alcuni giocatori veramente soffrivano molto questo tipo di campo, guardate. È molto complicato giocare sulla cosa. Ma questo lo dovete chiedere. Infatti io mi sono fatto carico anche di questo dando un segnale all'amministrazione dicendo che probabilmente ce ne occuperemo noi, se ce lo danno lo gestiremo noi, perché anche questo mestiere lo sappiamo fare bene, ne ho tutti i campi che noi abbiamo a Formello sicuramente sono tenuti in modo completamente diverso. Quindi lì bisogna rimpostarlo
e rimettono la condizione, perché noi sono diversi giorni che non ci alleniamo alle reghe perché non ci sono le condizioni del manto erboso del prato. Quindi... Quanto conta questo gol di Ginestra aggiunto dopo la doppia rimonta del Gavorrano? Vogliamo fargli anche un complimento, un elogio, visto che non stava bene. Scusa, perché non stava bene? Era quasi non stava bene. Anche Ginestra. Lo so, però devi essere presente che quando io ho preso Ginestra ho preso un giocatore che sapevo che aveva tre cose. Primo, qualità. Secondo, capacità di segnare. E terzo, grande determinazione e grande carattere. L'ha sempre dimostrato, su una logica contrattuale tra me e lui abbiamo sorriso, perché quando io ho posto un problema legato anche al raggiungimento di certi numeri di gol, lui ha detto: non si preoccupi, Presidente, tanto lei pensa così, tanto vedrà che poi io ci sono 20 gol, Presidente. Diciamo verde quello che sarà, tanto io quei sono soldi miei, perché li prendo, perché li faccio, quindi... anche essere operaio, perché sui campi così è riuscita con grosso sacrificio. E questo stavo dicendo, il bello di questa squadra in questo momento è la capacità di soffrire, di poter soffrire, di soffrire e di chiaramente dimostrare un grande carattere, una grande determinazione, un grande gruppo, perché non è facile 2-0, 2-2 e poi a un certo punto poi recuperare e continuare a soffrire, perché loro hanno messo chiaramente il Gavorrano tutto quello che poteva mettere in campo per poter portare a casa il risultato, l'avete visto. E quindi noi eravamo, lo ripeto, svantaggiati anche per il campo. Uno che è abituato a giocare su questo tipo di campo sicuramente sarà più avvantaggiato. E il fatto stesso che la squadra ha sofferto, non si è mai persa, vuol dire che è una squadra che ha carattere, ha determinazione, ha capito che dobbiamo uscire da questo girone degli ignavi e andare in un sicuramente un campionato completamente diverso, perché è una società questa che ha potenzialità diverse. La squadra è stata allestita sicuramente per campionati diversi come qualità dei singoli, però dopo lo devi dimostrare sul campo, e nel campo oltre alla qualità devi dimostrare anche il carattere, come hanno dimostrato oggi. Lazio in Champions e Salernitana promossa, qual è l'obiettivo più facile? Adesso guardi, i proclami non si fanno, gli obiettivi sono difficili, quindi dobbiamo raggiungerli e conquistarli partita dopo partita con questo carattere. Grazie.